Ciao a tutti, oggi siamo venuti alla Corte dei Conti a depositare l'esposto che riguarda i dirigenti della Regione Emilia-Romagna. Come siamo arrivati a questo punto ve lo raccontiamo ripercorrendo insieme le tappe che ci hanno portato fino a qui. Questa storia parte nel 2009, quando la Regione bandisce un concorso interno all'ente stesso per ricoprire la carica di dirigenti. L'esito di questo concorso fu la compilazione di una graduatoria di persone idonee a ricoprire quel particolare ruolo, che però la Regione ha tranquillamente ignorato. Da quel momento in avanti, infatti, i nuovi dirigenti sono stati scelti incredibilmente e ingiustamente al di fuori di quella graduatoria. Persone di fiducia della Giunta che per anni si sono scambiati poltrone e stipendi anche a 5-0, grazie a proroghe e selezioni farsa dall'esito più che scontato. Come quella dello scorso anno, quando noi, senza consultare nessuna sfera di cristallo, indovinammo i nomi di 13 nuovi dirigenti su 13. In tutto questo tempo abbiamo raccolto materiale, atti e delibere ed oggi abbiamo portato tutto davanti alla Corte dei Conti. A nostro avviso tutta questa storia ha prodotto un triplice danno erariale per le casse della Regione. In primo luogo perché si sono spesi più di 100.000 euro per fare un concorso i cui risultati sono stati ignorati per tantissimi anni. Poi perché assumendo dei dirigenti esterni la Regione ha speso di più rispetto a quanto poteva pagare dei funzionari che già ricevevano uno stipendio da Viale Aldo Moro. Ed infine, un terzo danno è quello rappresentato dai costi che hanno avuto le selezioni farsa durante gli ultimi anni e che hanno premiato sempre le stesse persone. Bene, l'esposto è stato depositato. Naturalmente questa non è la nostra idea di meritocrazia. Crediamo che i dirigenti a tempo determinato debbano essere scelti in base ai meriti e non grazie a proroghe o a selezioni in cui di fatto non c'è gara. Noi continueremo a fare fiato sul collo e verificheremo ancora una volta, anche in quella sede, chi saranno i vincitori e se i criteri premieranno il merito piuttosto che la fedeltà.